Eccoci qua, buon pomeriggio, sono le 4:38 minuti, mentre a Palazzo Madama sta andando in scena la discussione generale sulla mozione di sfiducia individuale nei confronti del singolo ministro, nella fattispecie Luca Lotti, indagato dalla Procura di Roma per le vicende relative alla Consip, tra coloro che hanno presentato la mozione, cioè il Movimento 5 Stelle, si è presentato qui, e di questo ringraziamo tantissimo oggi Luigi Di Maio. Buonasera. Che è uno dei leader del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Camera. Avremo modo di parlare diffusamente del caso Lotti, anche perché facciamo arrivare anche una reazione di Di Maio mentre il corso dibattito. Ciao Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera, che sarà Buonasera. Qui con me a commentare, così come ci sarà come Salve. Sempre Alessandra Rachi, per commentare la trasmissione, portare le domande a questo tavolo, rivolgere tutti gli interrogativi che volete a Luigi Di Maio. Basta che li scriviate sul vostro profilo Twitter e aggiungiate in calce, cioè alla fine del tweet, l'hashtag Corriere Live. Vediamo in una scheda brevissima i numeri di Luigi Di Maio. Manca solo quelli dei sondaggi del 5 Stelle che stanno volando. Vediamo. Luigi Di Maio, 30 anni, vicepresidente Camera dei Deputati. I numeri di Di Maio. Reddito imponibile, 98.471 euro, relativo all'anno 2016. Presenza in aula, 31%, per essere corretti, il 31,22%. Followers, 1.017.608, dati relativi all'ultimo aggiornamento Facebook. Ha detto: noi non abbiamo detto che Lotti si deve dimettere perché è indagato. Qui c'è una questione molto più grande. Gli uomini vicini a Matteo Renzi, tra cui il padre, sono coinvolti in un'inchiesta che riguarda un imprenditore in galera che ha dato 60.000 euro alle sue fondazioni. Finché la questione non è chiara, il giglio magico stia lontano dal governo di questo paese. E queste sono le posizioni e i blocchi di partenza. Di Maio, le faccio una domanda che riguarda in realtà la settimana prossima, probabilmente. Voi voterete la mozione presentata dal gruppo di Democrazia e Progresso, cioè gli escessionisti del PD, che chiede al Presidente del Consiglio di togliere le deleghe a Lotti? Poi parliamo anche della vostra. Ovviamente aspettiamo di leggerla. Ricordo ovviamente che in questo momento, mentre discutiamo qui al Senato, si sta discutendo una mozione di sfiducia, certo, a Lotti. Io sono molto preoccupato dal fatto che ci siano ormai più finte opposizioni che opposizioni in Parlamento. Oggi si discute al Senato non solo la mozione per sfiduciare Lotti, ma il Senato si dividerà tra chi vuole andare a nuove elezioni e chi invece si vuole tenere la poltrona e la pensione a settembre, perché sappiamo benissimo che la caduta del ministro Lotti e l'uscita del giglio magico da questo governo farebbero cadere sicuramente questo governo. E siccome tutti vogliono restare attaccati a quella poltrona, sono disposti anche ad ingoiare questa vicenda che riguarda le mazzette nello scandalo Consip, che è una vicenda che vede accusato il ministro Lotti di un fatto gravissimo, cioè aver provato a sabotare l'indagine dei carabinieri. Questa è la cosa per cui noi chiediamo a Lotti di andarsene, perché c'è troppo una parte oscura intorno a questa vicenda, e è ancora più oscuro e fa ancora più rabbrividire l'atteggiamento di Matteo Renzi, perché questi, come probabilmente si dimostrerà, avranno provato a sabotare l'indagine dei carabinieri. Ma adesso stanno provando anche ad insabbiare politicamente il caso, sminuendo, glissando. Ho visto Renzi al Lingotto che parlava come se nulla fosse accaduto. Qui stiamo parlando dell'appalto più grande d'Europa. C'era un'indagine su quell'appalto più grande d'Europa legato alla Consip, e il ministro Lotti avrebbe provato a far saltare l'indagine dicendo a Marroni: guarda che ci sono delle cimici nel tuo ufficio. E c'è stata la bonifica che ha fatto saltare le cimici. Allora, la disonestà politica di Matteo Renzi su questa vicenda fa venire i brividi, e fa venire ancora più i brividi il fatto che il giglio magico, cioè quel gruppo di persone che vivono tutti nella stessa zona, che stava provando in questa inchiesta a vario titolo ad interferire con quell'appalto, quel giglio magico oggi sia ancora al vertice delle istituzioni e si occupava di questa roba qui, mentre l'Italia segnava l'anno scorso record di disoccupazione giovanile, record di povertà, record di debito pubblico e non so quanti altri record negativi. Ci riparliamo diffusamente, anche perché
Di Maio ricordava un aspetto non secondario della vicenda, quantomeno dell'inchiesta, che ad aver fatto il nome di Lotti, e questo è uno dei punti di forza dell'accusa, ci sono tanti altri, la difesa, sono due esponenti a lui storicamente molto vicini, che è l'amministratore delegato della Consip attuale e il presidente della società Publiacque di Firenze, entrambi rimasti al loro posto. Io però volevo insistere, anche se mi dica più sì o più no, sull'ipotesi che voi possiate votare la mozione che porta alla rimozione delle deleghe di Lotti e anche la mozione che porta alla rimozione delle deleghe di Marroni, che è stata presentata da altri gruppi del Senato. No, ma è chiaro che non è né sì né no, semplicemente perché vogliamo leggere il testo, perché in queste mozioni ci può essere scritto tutto e nulla. Il nostro obiettivo è quello di mandare a casa coloro che sono coinvolti in questa vicenda. Come diceva lei, il nome di Lotti non lo sta facendo Luigi Di Maio o Matteo Salvini o un altro membro dell'opposizione, lo stanno facendo dei renziani di ferro che dicono che Lotti sapeva e Renzi sapeva. E io lo voglio dire qui, visto che Tangentopoli è scoppiata con una querela. C'era un tangentaro che querelò il suo accusatore dicendo: tu mi stai accusando di una tangente, io ti querelo. Per essere poi, più precisi, era anche un caso di poi matrimoni, iniziò, cioè degli alimenti da pagare, il processo sulla iniziò il processo sulla querela e scoppiò Tangentopoli. Ora, siccome Renzi minaccia querele, io voglio sapere una cosa da Renzi. Io sono convinto che Renzi sapesse su questa vicenda. Cioè, di che questa Renzi vicenda. Matteo. Di questa vicenda Renzi sapeva, come lo dice un certo Vannoni, che è il presidente di Publiacqua Firenze, un altro renziano di ferro, che dice: guardate che Renzi sapeva di questa inchiesta Consip. Sapeva che cosa? Sapeva di cosa esattamente? Sapeva dell'inchiesta Consip. Che ci fosse un'inchiesta in che corso. Ci fosse un'inchiesta. E in quel momento, ricordiamoci che quell'anno il padre di Renzi e il suo braccio destro interferivano a vario titolo con questa vicenda, come ci dicono i carabinieri. Allora, questo è un fatto gravissimo, perché oggi su un altro quotidiano italiano veniamo a sapere che ci sarebbe un'altra persona nella zona di Firenze che accusa il ministro Lotti di aver spifferato di un'altra indagine su una turbativa d'asta a Firenze. Io non vorrei che questo fosse un modus operandi, e allora c'è una ragione in più per allontanare Lotti e quelli del giglio magico dal governo del paese, perché questi signori, Renzi e i suoi, hanno infangato le istituzioni con questi comportamenti, ed è ancora peggiore il comportamento di voler minimizzare questa vicenda che, ricordo, in queste ore, nella stessa inchiesta, si stanno perquisendo gli uffici del Tribunale di Napoli, perché cioè, sembra che Romeo fosse arrivato anche a un dirigente del Tribunale di Napoli assumendo sua figlia. Assumendo sua figlia avrebbe sollecitato lo sblocco di alcuni pagamenti. Questa vicenda è torbida e si conclude, ciliegina sulla torta, col fatto che il principale arrestato di questa inchiesta, che si chiama Romeo, aveva finanziato con 60.000 euro la fondazione di Matteo Renzi. La fondazione Opera. Ora, il finanziamento ve lo ha detto trasparente. Per carità, per carità, lo veniamo a sapere dai loro stessi rendiconti, che sono certo 60.000 euro. Ma il tema è: è tutto un caso? È un caso che l'imprenditore con cui aveva rapporti il padre Renzi, con cui aveva rapporti Lotti attraverso Russo, che diceva alla D di Consip togli le cimici, erano tutti vicini a Matteo Renzi o finanziavano Matteo Renzi? Questa vicenda è un po' complicata, immagino. Già c'è, la chiamata, diciamo, correità politica di Maio è molto forte e Renzi sapeva, Polito. No, io mi domando, cioè, tutte queste cose che lei dice, le dice anche, diciamo, rivestendo una carica istituzionale importante, che lei è il vicepresidente della Camera, sono tutte ipotesi di indagini, ipotesi di reato. Noi sappiamo benissimo che ci sono state altre inchieste, per esempio su Romeo, che si sono concluse con una totale assoluzione da parte con la cancellazione delle sentenze da parte della Cassazione in precedenza. E Lotti potrebbe dire la mia parola contro quella di un'altra. Voi stessi avete delle persone che hanno ricevuto, che sono indagate come sindaco di Roma, e avete detto no, queste non si toccano perché bisogna vedere come finisce il processo. Perché invece nel caso di Lotti bisogna anticipare la sentenza? Come lei ha detto, qui è la parola di un renziano contro un altro renziano. Vabbè, ma quella non è una condizione civile. No, mi faccia concludere. Se Marroni è il mentitore, Lotti dovrebbe querelarlo, cosa che non ha fatto. E che non risponde che sulla querela si agisce anche d'ufficio. Ma questo non vuol dire niente, cioè io mi aspetto da chi dice quello è un mentitore, Lotti non l'ha detto ancora, poi sentiremo cosa dice,
che colui che si sente offeso dalle menzogne dell'altro possa querelare l'altro. Marroni, che è il D di Consip, sta sempre al suo posto, perché poi la cosa assurda di questa vicenda è che stanno tutti al loro posto. Cioè una parte del governo accusa un'altra parte dello Stato di essere un mentitore o di essere pronto a smentire quello che dice l'accusatore, però la D di Consip sta lì, ma Vannoni sta lì a capo di Publiacqua Acqua Firenze, Lotti sta lì, stanno tutti lì. E questa vicenda io non credo che sia paragonabile ad un avviso di garanzia ad un sindaco per una firma sotto ad un foglio, semplicemente perché se volessimo fare questo paragone, allora vorrebbe dire che siccome noi abbiamo dei nostri sindaci che nell'ambito del loro operato ricevono degli avvisi di garanzia, noi dovremmo tacere di fronte ad uno scandalo del genere. Noi non solo non taciamo, ma soprattutto noi facciamo l'opportuna distinzione, ed è, credo, mi permetto questa battuta, l'unica cosa vera della scheda dell'inizio, perché io non ho un reddito di 98.000 euro, non ho il 31% di assenze in aula, forse i follower sono giusti. Quando io dicevo, noi non abbiamo chiesto le dimissioni di Lotti perché è indagato, ma abbiamo chiesto le dimissioni di Lotti perché questa vicenda è torbida, solo nel fatto che ce la stiamo riraccontando qui, capiamo quanti intrecci e quanti legami ci sono che non possono essere casuali. Io quello che dico è che qui il ministro Lotti deve allontanarsi dai ruoli istituzionali finché questa vicenda non sarà chiarita, perché ricordo che quando vieni a sapere di un'indagine dei carabinieri, gli onesti si mettono a disposizione dei carabinieri, quelli che non sono disonesti provano a fregare i carabinieri, ora quelli che non sono onesti provano a fregare i carabinieri. Ora vediamo da quale parte sta. La mia impressione è che in questo momento il ministro Lotti non abbia fatto chiarezza, e neanche Renzi, perché Renzi non ne vuole neanche sentir parlare di questa inchiesta. L'unica cosa che va ricordata è che non appena saputo, in quel caso da un organo di stampa, una fattispecie, il Fatto Quotidiano dell'avviso di garanzia, Lotti proprio nel mezzo delle vacanze di Natale si è presentato spontaneamente ai PM. Antonio. No, io vorrei insistere su questo punto, diciamo, del rapporto con la magistratura, perché sappiamo che in Italia ha provocato già grandi travagli, diciamo, in senso buono, grandi problemi al sistema politico. Ecco, non sarebbe il caso di... Voi avevate a un certo punto un codice che diceva quando uno si deve dimettere e quando no. Poi l'avete cambiato in corso d'opera perché avevate il problema del sindaco di Roma che doveva sfuggire a quel codice. Però adesso le rispondo. Ma insomma, si può stabilire, se no altrimenti lei dice questo è più grave di quell'altro. Io posso anche essere d'accordo con lei che, diciamo, questa storia è più grande della storia di Marra e del Comune di Napoli, però capisce bene che la partigianeria politica, l'inevitabile partigianeria politica, spingerebbe ognuno a dire questa è più grave di quell'altra, e devo dire che l'Italia ha già subito questo trauma continuo. Ma io lo condivido questo discorso, solo che parte da un assunto che non ci appartiene. Cioè, se noi avessimo voluto sfiduciare tutti i ministri del governo indagati, avremmo dovuto passare 3 settimane a depositare mozioni di sfiducia, e non l'abbiamo fatto, perché non è essere indagato il problema, ma le evidenze che vengono fuori da quell'indagine. Per noi queste evidenze sono gravi, come in passato noi abbiamo chiesto dimissioni di ben nostri 2 sindaci, non perché avevano ricevuto un avviso di garanzia, ma perché avevano un comportamento che per noi non era conforme al nostro modo di comportarsi, al nostro modo di intendere la politica. Non c'era nessuna indagine in corso, ma l'abbiamo chiesto l'allontanamento, perché c'erano dei criteri che non sono mai cambiati. Noi li abbiamo messi per iscritto la prima volta a gennaio, ma i criteri su avvisi di garanzia, rinvia giudizio, li abbiamo sempre applicati in passato, ma non erano messi per iscritto. Li abbiamo messi per iscritto per la prima volta e abbiamo sempre detto prendiamo questo codice, applichiamolo a tutti gli altri partiti e vediamo quanti ne restano. Ma questa vicenda non riguarda il codice di comportamento dei partiti che tutti auspichiamo legata alle indagini, ma riguarda l'obbligo morale di una forza politica di reagire di fronte a delle evidenze. Tanto è vero che anche nel Partito Democratico si sono sollevate diverse obiezioni su questa vicenda. Il problema adesso è chi prende la decisione, perché Lotti deve restare ad ogni costo in quel posto? È questo quello che ci stiamo chiedendo, perché il ministro dello sport che è coinvolto in questa vicenda non si può muovere, mentre Renzi fece dimettere Lupi, Guidi e chiese le dimissioni della Cancelleri, perché quelli erano pesci piccoli, questo è un pesce grande, un uomo vicino al giglio magico, non si può muovere, perché se cade lui cade il governo, e siccome l'hanno capito la maggioranza dei parlamentari, non vogliono che si vada. Senta, al voto. Ancora un follow up su questo, tanto per rendere chiaro, diciamo, il rischio della
dell'uso strumentale, dell'uso politico della giustizia. Lei su che base dice che Renzi è complice di questa operazione? Cioè che sapeva. Lo dichiara un suo uomo di fiducia che si chiama Vannoni, a capo di Publi Acqua Firenze, che dice: non solo Lotti me l'aveva detto, ma Renzi stesso sapeva di questa vicenda. Ora, sapete qual è la questione? È che sul sapeva o non sapeva ci sono passato anch'io. Però io ho risposto a tutte le domande per settimane, ancora devo trovare uno che faccia la domanda a Renzi: lei sapeva o no dello scandalo Consip? È questo che noi ci aspettiamo anche da tutto il mondo giornalistico, senza polemica, però queste devono essere giornate e settimane in cui si chiarisce qual è stata anche la posizione dell'ex Presidente del Consiglio dei Ministri, futuro, che è candidato oggi a segretario del PD, in questa vicenda. Cioè, quindi sta dicendo, lei sulla storia della famosa email ha risposto in tutti i modi. No, sapeva o non sapeva era l'altra strumentalizzazione, quella di Quarto. Io sono andato in tutte le trasmissioni a rispondere e a dimostrare che non era vero. Lui mi deve dimostrare che Vannoni sta mentendo. Cioè, lei non sapeva mai praticamente. Questa poi è la battuta che fanno tutti. Però c'è da dire che Renzi non ha risposto sul punto, però si è presentato dalla trasmissione di Lilli Gruber per dire che se il padre si rivelasse colpevole in realtà deve avere il doppio della colpa, mentre ha messo la mano sul fuoco bastava una domanda: lei sapeva dello scandalo, della vicenda Consip e dell'indagine Consip oppure no? Perché poi in tutta questa vicenda l'altra questione è: gli imprenditori onesti di questo paese che guardano questa vicenda Consip, ancora una volta, sanno che neanche la Consip è più garanzia di imparzialità nell'assegnazione degli appalti, perché la percezione di questa vicenda è quella che poi incide sulle rilevazioni della percezione della corruzione in questo paese. Quando si dice l'Italia è uno dei paesi in Europa con la percezione della corruzione più alta, grazie, ci sono indagini ogni giorno che rivelano sempre atteggiamenti e comportamenti che da un certo punto di vista, al di là delle indagini, fanno vomitare. E questa vicenda ancora una volta scoraggia gli imprenditori onesti che si avvicinano agli appalti pubblici per voler partecipare. In questa vicenda, tra le altre cose, oggi c'è un'intercettazione ambientale che racconta che il capo di Consip, in presenza di un'altra persona, scriveva sui biglietti le cose e si trasmettevano le informazioni sui biglietti. Sapevano di essere intercettati e non dicevano apertamente quello che volevano dirsi. Quindi già c'è qualcosa che non va in questo comportamento e non te lo aspetti dall'amministratore delegato della stazione appaltante più grande d'Italia. Senta, come si spiega che, cioè, se lo spiega come lo spiegano loro, con la necessità di essere garantisti, la decisione per esempio di Forza Italia o della minoranza ex PD, poi fuoriuscita dal PD, di non votare la vostra mozione oggi in Senato? Uscendo dall'aula. Allora, Berlusconi lo sappiamo qual è il suo problema. Lui sta aspettando di poter essere riabilitato politicamente perché lui ha l'interdizione. Ma su questo non decide Lotti. Pubblici, però, aspetti. No, lei mi sta chiedendo del comportamento degli altri partiti sulla mozione Lotti. Quando i partiti hanno capito che cadendo Lotti cadeva tutto il governo, perché poi Renzi avrebbe fatto il diavolo a quattro, e resta da capire perché ci sia questo grosso sodalizio, che risale a tanto tempo fa, ma Renzi non si è mai fatto scrupolo a scaricare le persone vicino a lui, allora quando hanno capito questo i partiti si sono schierati: voglio andare a votare o non voglio andare a votare. Ci sono quelli che voteranno la nostra mozione oggi che evidentemente vogliono andare a votare, mi pare che siano 60 voti, 70 voti, adesso faremo i conti alla fine a consuntivo, e gli altri partiti che o escono dall'aula o votano a favore della permanenza di Lotti oppure dicono torniamo la settimana prossima e presentiamo una cosa un po' più moderata. Io non posso accettare che uno che vuole fare il membro dell'opposizione a quest'epoca renziana dica: Lotti se ne deve andare, però noi non chiederemo le dimissioni, al massimo gli togliamo le deleghe. Ma questo modo di fare è un modo di fare di democristiana memoria che serve soltanto a mandare avanti il governo fino alle pensioni di settembre e fino allo stipendio pieno, cioè fino a febbraio 2018. Senta, all'alba, sì, durante la campagna elettorale del referendum, cosa di cui hanno scritto molti giornali, Renzi evitò di fare un confronto anche con lei, che era disponibile. Lei, lasciando stare il passato, come se vi poteste rincontrare, lo farebbe un confronto con Renzi sulla storia della Consip? Ma noi abbiamo sempre, io ho detto questa cosa l'altra volta quando un membro del PD ha abbandonato una trasmissione perché diceva che io non avessi contraddittorio. Chi era il senatore Esposito? Mi pare Esposito, non mi ricordo.
Io ho sempre detto che noi siamo sempre stati disponibili ai confronti con tutti e soprattutto con i protagonisti di questa vicenda. Ma la vera questione in questo momento è che quando noi chiedevamo un confronto a Renzi era sul referendum, mentre stava raccontando una serie di bugie agli italiani su quel referendum. Infatti gli italiani l'hanno punito per quelle bugie che raccontava. Quando lui è scappato da quel confronto ha dimostrato di essere dalla parte del torto. Come quando loro scappano dalle responsabilità, come su questa vicenda, dove dovrebbero prendere dei provvedimenti che attengono al ruolo morale dei partiti, non al ruolo legale, come lui stesso diceva sulla vicenda Cancellieri, beh, allora dimostra ancora una volta di avere qualcosa da nascondere o di stare nel torto. Alessandra Racchi, una domanda, c'è una e poi Antonio. Una domanda di Giampiero De Cesare, che chiede che cosa ne pensa del fatto che il ministro Padoan abbia detto che non si può rimuovere Marroni perché non è previsto dallo statuto. Ma io penso semplicemente una cosa: gli incarichi fiduciari che sono individuati a capo delle partecipate, quando hanno voluto, hanno sempre chiesto le dimissioni e in questi casi coloro che avevano gli incarichi si dimettevano. Questi sono uomini loro. Loro devono chiedere le dimissioni pubblicamente. Non si deve. Vedete, questa vicenda, anche se riguarda rami differenti, mi ricorda la vicenda Banca Etruria. Maria Elena Boschi si venne a difendere in Parlamento, fece il suo bel compitino, la sua bella spiegazione, e poi da allora non si sono più ripresi. Hanno passato un 2016 d'inferno con i risparmiatori che erano fuori alle porte delle loro sedi di partito e i loro eventi a chiedere i risarcimenti. Allora noi chiedemmo le dimissioni di chi doveva controllare su quelle banche, che erano il capo della Banca d'Italia e il capo di Consob. E non li hanno mai fatti rimuovere. Adesso siamo nella stessa situazione. Adesso Lotti verrà a fare il suo bel compitino al Senato, spiegherà la sua versione dei fatti, ma non si riprenderanno più i vecchi partiti di questo paese da questa vicenda, perché questa è la goccia che farà traboccare il vaso. Perché ancora una volta ci ritroviamo in un'inchiesta di un imprenditore che ha finanziato tutti i partiti illecitamente e guarda caso a mano in pasta nella gran parte degli appalti pubblici e dichiara nell'intercettazione che vuole arrivare al più grande appalto d'Europa. Cioè, per capirci. Anche qui non fanno dimettere il capo della stazione appaltante che è protagonista di questa inchiesta. Basta chiederlo, inizino a chiederlo. Però, due cose, la prima, lei si contraddice, perché se lei crede a quello che ha detto il capo della stazione appaltante, cioè Marroni, perché ne deve chiedere le dimissioni? Se Marroni ha fatto il suo dovere, ha detto alla magistratura quello che sapeva, ha detto il vero, non si dovrebbe dimettere. Lei non può chiedere contemporaneamente le dimissioni di Marroni e di Lotti. Ma certo, perché uno dei due ha detto il vero. Ma mi scusi, qui non si vuole fare nessun attacco personale, ma in questo momento i protagonisti di questa vicenda, a partire dal ministro Lotti, devono fare un passo indietro per senso delle istituzioni e aspettare che questa vicenda si chiarisca. Il capo della Consip è comunque, e l'AD della Consip, è comunque la persona che ha fatto fare le bonifiche. Cioè, stiamo parlando comunque di persone che si sono consultate prima di agire. Lei sa che non è indagato. No, 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 ma per carità, anzi, il fatto che lui abbia avuto la sincerità di dire come stavano le cose è assolutamente lodevole. Qui non stiamo dicendo che a quanto pare è versione che sarà confermata durante gli interrogatori, almeno questo si legge così, così fa sapere. Anche perché distante. In questi casi poi l'alternativa è il processo per calunnia. Certo. Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Oggi la senatrice Taverna, sapete che Forza Italia lascerà l'Aula, non è che lascerà l'Aula, non risponderà alla chiamata, siccome è un voto di fiducia. È un voto di fiducia. Quindi praticamente non partecipa al voto. Loro dicono perché hanno sempre fatto così, perché ritengono che le mozioni di sfiducia individuali non abbiano senso parlamentare. E forse pure qualche ragione ce l'hanno. Ma la domanda che volevo fare, la senatrice Taverna ha evocato un accordo, un patto con Forza Italia riguardante il senatore Minzolini, no? Cioè, a che cosa si riferisce? Qual è l'allusione? Beh, quale sarebbe lo scambio? Noi conosciamo, sappiamo bene, secondo le vostre accuse. Lui attualmente, per i reati di cui è condannato, per cui è condannato, non potrebbe più sedere al Senato della Repubblica, quindi il Senato dovrebbe votare la sua decadenza. Siccome
esiste l'autodichia in questo paese, è l'aula del Senato che deve, come si fece a suo tempo con Berlusconi, votarne la decadenza. Sono ormai mesi che lo salvano rinviando questa votazione. Questa votazione è stata messa a domani. Ora, coincidenza vuole che Forza Italia non parteciperà alla votazione di sfiducia al ministro Lotti e domani un membro di Forza Italia potrebbe essere ancora una volta salvato o definitivamente o rinviando quel voto sulla sua decadenza. Beh, in questi anni noi abbiamo imparato a diffidare dalle coincidenze e guarda caso questa mozione, questa votazione su Minzolini è fissata per domani. Quindi io sono d'accordo sui sospetti che ha la senatrice Taverna su questa vicenda, anche perché non sarebbe la prima volta che si scambiano dei favori in varie fasi della Repubblica. Ricordiamoci anche che la vicenda Mediaset e Vivendi è ancora una preoccupazione di Berlusconi e sappiamo che il governo sta prendendo delle contromisure, il governo Gentiloni, quindi del centrosinistra, il cosiddetto centrosinistra, sta prendendo contromisure per evitare queste scalate. Quindi, Forza... è Forza Italia che sta salvando Lotti, secondo me? Vabbè, questo lo diranno i numeri, lo vedremo oggi con i numeri e sicuramente lo vedremo anche la settimana prossima nei numeri di quell'eventuale altra mozione. Però su quella rimane sempre... quello se vuoi ci risentiamo appena la depositano e le do una dichiarazione. Ce la leggiamo un attimo, solo questo. Però mi sembra che quella lì abbia, diciamo, possibilità di passare vediamo. Concrete. Antonio. No, lasciamo il caso Lotti, lasciamo Lotti al suo destino che vedremo oggi nel voto parlamentare. Quasi ci siamo. Siamo quasi per ascoltare cosa dirà Lotti, perché Lotti in pubblico non ha ancora parlato di questa vicenda, oggi è la prima volta che parla, quindi è molto importante. Volevo fare una parentesi, oggi si vota in Olanda, no? In Olanda c'è un sistema proporzionale non molto dissimile da quello che c'è oggi in Italia, lo Stato, con le due leggi, con i due monconi di leggi elettorali che sono rimaste Camera e Senato. Lì c'è un partito in forte crescita, io non voglio paragonare il partito di Wilders a voi perché sono due cose molto diverse, però è il partito d'opposizione, il partito un po' antisistema, quello che sta crescendo molto nel consenso come voi. Ammesso che arriva primo, tutti gli altri partiti hanno detto noi con loro non ci vogliamo governare, quindi sarà una vittoria morale, perché anche se vincono le elezioni non governeranno mai. Non è un po' anche la vostra condizione questa, un po' perché voi stessi rifiutate ogni tipo di alleanza? Ma io, a parte il fatto che il sistema attuale, poi vedremo quale sarà la legge elettorale finale a fine legislatura, ma ho seri dubbi sul fatto che riescano a cambiarla, prevede un premio alla Camera per chi raggiunge il 40%. Sì. E fa bene a non paragonarci ad altre forze politiche emergenti europee, perché noi non ci riconosciamo in questa famiglia e sappiamo anche che i nostri dati e il consenso che ha il Movimento 5 Stelle è estremamente differente da quello di altre forze politiche in Europa. Vedremo come andranno le elezioni in Francia, vedremo come andranno in Olanda, ma noi qui miriamo al fatto di poter ottenere l'incarico di governo dopo le prossime elezioni politiche, anche perché rispetto al 2013 il Movimento 5 Stelle sicuramente ha dato modo di saper stare nelle istituzioni e ricoprire cariche istituzionali, ma soprattutto dal 2013 al 2018 o 2017, ma credo si vada a votare nel 2018, il Paese sta ancora peggio, quindi coloro che dicevano ci mettiamo insieme, ci coalizziamo per il bene del Paese, in questi anni ci hanno restituito la non abolizione della riforma Fornero, il Jobs Act, la buona scuola e i tagli continui al welfare che poi si sono trasformati anche in alcuni casi in trasferimenti di fatto alle banche private di quei soldi. Quindi quello che penso è che i partiti politici non si potranno permettere dopo le prossime elezioni, qualunque sia la configurazione parlamentare, di poter fare di nuovo l'ennesima ammucchiata, anche perché non credo che avranno i numeri per poter fare l'ennesima ammucchiata. Questo è di tutta evidenza, però la domanda che gli volevo fare io, più circostanziata, è: per vedere un presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle dovremmo aspettare che il 5 Stelle prenda prima o poi un premio di maggioranza, o è possibile poi che questo presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle arrivi anche, se voi arrivate primi e poi ovviamente cercate diciamo una coalizione? Io sono fiducioso sul fatto, togliamo un attimo di mezzo i vecchi termini, quindi alleanze, coalizioni. Parlo dal punto di vista proprio delle regole costituzionali e parlamentari.
Noi abbiamo come obiettivo raggiungere quel 40% alla Camera dei Però Deputati. Questo ce lo direbbe anche Alfano, che no. parte dal 2, cioè questo lo dicono tutti. Beh, poi sta a voi, Civati, se sta viene a voi Civati... credere più ad Alfano sì, o a noi, certo, vedete i numeri e vi fate due conti. Però detto questo, noi abbiamo come obiettivo raggiungere quel 40% alla Camera. Però conoscete bene la legge, esatto. Quindi il 40% ci darebbe il premio alla Camera dei Deputati. Ci darebbe la possibilità di avere un incarico di governo. In quel caso ci presenteremmo alle Camere, non promettendo poltrone o incarichi, ma dicendo: guardate, questa è la nostra idea di paese. Questi sono i punti, molti dei quali ormai ci stanno anche copiando, perché prima di sparire questi partiti proveranno a copiarci, cioè, tutto. Come fece lavoro Bersani, di cittadinanza. Come fece Bersani con voi alla fine, per capirci. Sì, però Bersani non aveva la credibilità di poter rappresentare il suo partito, tant'è vero il suo partito si spaccò un mese dopo alla votazione su Prodi, e noi questo l'avevamo capito un mese prima, e per questa ragione decidemmo di non dargli fiducia. Noi ci presenteremo alle Camere, presenteremo un programma, dei temi, e chiederemo alle altre forze politiche, a tutte. Questo è chiaro. Votate questo programma, votate questa idea di paese e votiamo insieme queste leggi. Chiarissimo, questo è un punto di avanzamento del dibattito che non però c'era non stato. Però non la chiamerei né alleanza né coalizione. No, chiamiamola in un altro modo, la dinamica parlamentare. È un modo di governare un paese in una democrazia parlamentare. Chiarissimo, questo è un punto in avanti. Bisogna vedere se quelli a cui chiedete il voto vi rispondono: voi fate tutto, decidete tutto e noi vi dobbiamo votare. Cioè, loro chiederanno, certo, una trattativa. Dice: tu, questi sono i tuoi programmi, io ci avrei questo di mio, io vorrei un ministro, due, cioè, vi daranno delle condizioni. I ministri, quello poi inizia l'altra cosa che abbiamo visto negli ultimi 60-70 anni, che è sempre la solita storia: dammi il ministero tot, il ministero tot. L'altro discorso che i ministri facciamo, non li darete a nessuno. L'altro discorso che facciamo noi invece è un altro. È dire: guardate, voi state ormai, avete lasciato questo paese in queste condizioni, non c'è più tanto da discutere, ci sono 10 cose da fare per questo paese che ormai non riguardano più sinistra, destra, centro, riguardano il paese, bisogna farle, non è più una questione di destra o sinistra. Mi faccia fare un'altra domanda. Prego, se è possibile, certo. Su questo, mettiamo che sia lei il candidato premier, perché avrete un candidato premier, no? Noi presenteremo, nonostante noi presenteremo una squadra di governo prima, ecco, delle elezioni politiche. Cioè lei presenterà anche i suoi ministri prima delle elezioni? Il candidato lei, presidente del Consiglio, il candidato individuato dai nostri iscritti, presenterà anche una sua squadra. Che sarà sottoposta al voto dei... Questo metodo non esiste ancora, non è ancora chiaro, perché non l'abbiamo ancora messo in piedi. Quindi il metodo di selezione dell'intera squadra di governo non lo conosciamo, ma la certezza è che presenteremo un esecutivo prima delle politiche, in modo tale che i cittadini possano votare a scatola aperta, diciamo così. Giovanni Flamingo le chiede: qual è il percorso per uscire dall'euro? Oggi non esiste un percorso codificato per uscire dall'euro. L'uscita dall'euro possiamo dire che è uno dei pochi casi in cui la decisione corrisponde alla sanzione, cioè la sanzione dell'uscita dall'euro è che non stai più nell'euro, okay, dal punto di vista tecnico. Per quanto riguarda invece la volontà di uno Stato di non aderire più all'eurozona, questo ovviamente è una questione che va sicuramente contrattata sui tavoli europei, ma è una decisione sovrana di uno Stato che dall'oggi al domani decide di non avere più una moneta. Detto questo, il nostro percorso passa per un referendum sull'euro, l'abbiamo sempre detto dal 2013 e lo continuiamo a dire, cioè una consultazione popolare consultiva che venga istituita per legge costituzionale. Quindi esiste un percorso, l'abbiamo già fatto nell'89 su altri temi legati all'Europa, che permette ai cittadini di scegliere e decidere se restare nell'euro oppure no. La mia osservazione su questo tema, che faccio ormai da un po' di tempo, è: forse l'Italia, per quando andrà a votare, avrà avuto altri paesi europei che avranno preso scelte su questo tema. Ora vediamo queste elezioni olandesi senz'altro. Poi ci sono le elezioni francesi e poi ci sono le elezioni tedesche, perché a giugno le francesi, in autunno le tedesche. Tutte queste elezioni avranno un unico comune denominatore: il dibattito sull'euro e sull'Europa. E su questo noi le idee ce le abbiamo chiare: referendum sull'euro e cambiare l'Europa, non uscire dall'Europa. Ma qualche altro paese potrebbe abbandonare l'euro, come dice per esempio la Le Pen in Francia, dice: se vinco io me ne vado all'euro. E chi voterebbe in Francia l'euro? Io non mi esprimo sulle elezioni degli altri paesi, non l'ho fatto su Trump e Clinton, ho sempre detto: quale sarà il presidente di quel paese sarà il nostro presidente con cui interloquire. Ma l'allarme che voglio lanciare io, come lo so io, che sono, diciamo, l'ultimo, non sono di certo un membro del governo,
Lo sa anche il governo che ci prepariamo ad un anno in cui potrebbe un paese importante uscire dall'euro e decretare la fine dell'euro. L'Italia ce l'ha un piano B, un piano alternativo sull'euro, qualora Olanda, Francia, Germania, ovviamente ragioniamo per assurdo perché la Germania è improbabile, volessero uscire dall'euro? Non ce l'ha. E questo è un problema. Senti una cosa, voi proponete, lo metterete nel programma, sono certo, il referendum consultivo per decidere se uscire dall'euro, ma non proponete un referendum per decidere se uscire dall'Europa. No. Vuol dire che voi siete contrari ad uscire dall'Europa? Noi siamo per, noi abbiamo sempre detto, l'Europa deve cambiare, ma può essere una risorsa se cambia, l'Unione Europea. Il sol fatto che noi chiediamo da anni che si modifichi il regolamento di Dublino sui flussi migratori, noi da anni diciamo, ne arrivano 100 in Italia di migranti, 90 almeno devono essere redistribuiti negli altri paesi, per questo bisogna cambiare un regolamento europeo, che è il regolamento Dublino 3, che oggi ci obbliga a tenere tutti i migranti sul nostro suolo nazionale. Il sol fatto di chiedere cambiamenti che possano portare ad una soluzione dei problemi distribuita su tutti i paesi europei ci fa credere in un'unione di stati. L'importante è che non sia solo un'unione bancaria, che non sia solo un'unione legata agli interessi finanziari di qualche lobby, e purtroppo l'Unione Europea sta andando sempre più alla deriva in quel senso. Quindi si può togliere il Movimento 5 Stelle, siccome ogni tanto i giornali internazionali fanno l'elenco dei partiti anti-europei, si può ufficialmente togliere il Movimento 5 Stelle dal novero dei partiti anti-europei? Dipende, nel senso che noi non siamo d'accordo con questa Europa, ma crediamo però di non poterla, uscire di da poterla cambiare come Stato sovrano ai tavoli europei. Ricordiamoci che diamo sempre 20 miliardi di euro all'Unione Europea e ce ne rientrano la metà, quindi quello è un peso contrattuale ai tavoli europei. Da una memoria difensiva di Beppe Grillo, citata dal tesoriere del PD Bonifazi, si è aperta questa incredibile disputa sul fatto che i post di Grillo siano o meno da attribuire a Grillo, che ha portato, e gliela faccio vedere, a questa presa di posizione molto ferma, con tanto di domanda finale di Mentana. Vediamola se ce l'abbiamo. Questa è una vicenda che potrebbe essere marginale se non ci mettesse al cospetto appunto della natura particolare del blog e di tutto quello che leggiamo di Beppe Grillo. Al di là della querela del PD, al di là delle vicende delle beghe tra i partiti, è bene sapere, visto che si parla all'opinione pubblica, se Grillo è o non è il responsabile del suo blog, se Grillo è o non è il responsabile di quello che leggiamo su Twitter col suo nome e cognome, perché se non è così è ovvio che giornalisticamente prenderemo in modo diverso quello che leggiamo e quasi sempre poi pubblichiamo, rendiamo noto nei nostri notiziari a firma appunto di Beppe Grillo. Allora, come diceva quello in quel programma, è lui o non è lui? È lui o non è lui Grillo? Beh, che twitta? Io direi, Mentana è stato ospitato sul blog di Grillo, ha firmato un articolo e un'intervista soprattutto, un'intervista fatta a Mentana in cui parlava dei problemi dei media. In quel caso non era Grillo, era Mentana. Quando scrivo io, firmo io sul blog di Grillo, ho firmato un articolo ieri, e questo è uno spazio che ospita tante persone. Quando Grillo firma, firma i suoi articoli. Ma su questo a me sembra più che altro la strategia del PD, una strategia che ha lanciato ieri con questa pubblicazione della sentenza in cui ha perso il PD una querela contro Beppe Grillo, più che altro per provare a coprire in maniera, in malo modo, lo scandalo Consip. Perché io vi faccio una domanda: ma il sito del Corriere della Sera è intestato al direttore del Corriere della Sera? Sì. No, però sì. Per, no, c'è la legge dell'editoria, no? Se io vado su WIS, Corriere.it, qualsiasi diffamazione che noi facciamo, perfetto, su stampa o su un mezzo digitale, quello risponde il direttore quel responsabile. Quello però non è intestato tecnicamente, su WIS.it non c'è il direttore Fontana come intestatario di Corriere.it, immagino, no, la testata ci sia, è... immagino ci sia una società che gestisce questo. Quindi quando c'è la firma Beppe Grillo è Beppe Grillo, quando c'è un'altra firma, altre firme, quando non c'è la firma? Ma oggi non capita più, in passato è capitato che ci fosse qualche articolo non firmato e in ogni che nei caso, giornali come sai attribuito sì, al direttore. E in ogni caso su questo il tema è che c'è un contenzioso in corso tra il Partito Democratico e Beppe Grillo e il giudice deciderà
a chi attribuire quella responsabilità, ma semplicemente perché la legge sul web non è identica alla legge sull'editoria, e su quello ovviamente la giurisprudenza fa la sua parte. Però il fatto che oggi qualcuno gridi allo scandalo che i post non firmati da Grillo non siano di Grillo, forse aprono un altro dibattito, che spesso capita che quando qualcuno di noi firma un post sul sito di Grillo, i TG titolino che il titolo dell'articolo lo addebitino a Grillo, ma è firmato per esempio da qualcuno di noi, quindi basta leggere la firma. Facciamo una chiusura finale sul voucher, CGL, referendum. Sì, come votate sul referendum? Direte ai vostri elettori, simpatizzanti, di andare a votare al referendum sui voucher? Allora, noi ci siamo sempre battuti, e sugli appalti. Noi ci siamo sempre battuti contro la deriva dei voucher. Magari i voucher erano stati anche ideati per un principio che poteva essere funzionale a dei lavori, ma poi dal decreto Poletti e anche da qualche legge precedente, ma soprattutto dal decreto Poletti e dal Jobs Act, questa cosa ha iniziato una deriva che non si ferma più, e siamo arrivati a decine di milioni di voucher venduti solo l'anno scorso. Quindi qualsiasi occasione ci sia per bloccare la deriva dei voucher, noi la coglieremo, che sia il referendum o che sia l'opportunità di abolirli dal punto di vista parlamentare con una proposta e un emendamento. Una considerazione politica, noi l'abbiamo sempre detto, se vengono utilizzati solo per alcuni casi specifici, possono anche restare quei casi specifici, ma se per si strumentalizzano quei casi specifici per poi liberalizzarli ancora, non va bene. Ma la considerazione politica di questa vicenda è un'altra, secondo me. La paura che il popolo italiano possa dare a questo governo un'altra batosta al referendum sta facendo accelerare Poletti nel smentire se stesso quando dice aboliremo del tutto i voucher, perché hanno paura del popolo italiano che va a votare, hanno ancora la mazzata del referendum di dicembre, e quindi stanno provando adesso, io leggo da agenzie che stiano provando con un decreto a bloccare i voucher. La paura del popolo italiano farà un favore a tanti giovani precari che in questo momento, anche ingegneri professionisti, si stanno sfruttando, sono sfruttati con i voucher. Sono 17:18, abbiamo ancora un minuto. Se non Luigi Di Maio, quali altri candidati premier del Movimento 5 Stelle? Guardi, questo lo deve chiedere ai nostri iscritti. So che commissionate tantissimi sondaggi, chiedetelo ai nostri iscritti, perché saranno loro a decidere. Gli iscritti del Movimento 5 Stelle decideranno il capo della futura squadra di governo del Movimento. Lo sceglieranno tra i parlamentari? Non esistono ancora regole certe. Cioè, si può candidare anche uno che non sia parlamentare? Dobbiamo ancora individuare le regole. Vi dico la verità, in questo momento noi stiamo lavorando principalmente al programma, ci saranno diversi quesiti che saranno posti ai nostri iscritti, a tutti quelli che vorranno partecipare a questa consultazione. Ci sarà un programma organico che coglierà le varie questioni di questo Paese e individuerà soluzioni per i problemi principali di questo Paese. Finito il programma, passeremo dal cosa anche a chi. Certo, se si faceva il dibattito all'epoca di Letta se bisognasse fare usare rispetto ai governi precedenti o meno il cacciavite, mi pare di capire che voi andrete con macete più che con cacciavite rispetto a quello che è stato fatto. Cioè, lei dice le cose fatte precedentemente. Sì, anche quelle che stanno facendo soffrire il popolo italiano sicuramente le dovremo eliminare, e dovremo riformare alcune questioni, più che altro si dovranno fare degli interventi su questioni che vengono rinviate sistematicamente da decenni. Devo dire che a parte appunto i casi eclatanti che hanno fatto del male agli italiani, non è che ci sia poi chissà quanto di buono nell'operato dei vecchi governi. Siamo nel paradosso in cui le cose buone a volte sono dei doppioni. Questo decreto sicurezza che stiamo discutendo alla Camera in questi giorni contiene al suo interno una serie di nozioni che sono già nella legge dello Stato, le ribadisce soltanto ancora una volta. Infatti è tutto un fatto salvo l'articolo tot della legge tot, ribadiamo questo concetto. Cioè, le cose buone che fanno sono dei doppioni. Il problema sono le cose malvagie che fanno, come Jobs Act, buona scuola e tagli continui alla sanità, ma anche l'atteggiamento politico. Io per esempio sono uno di quelli che pensa che per salvare la sanità in Italia dobbiamo togliere la possibilità ai politici di nominare i dirigenti sanitari, altrimenti continueremo a creare una sanità che è un poltronificio. Grazie, sono le 17:20, Lotti ancora deve parlare il Senato. Noi ringraziamo tantissimo Luigi Di Maio di essere stato con noi, fra l'altro in una giornata importante per il 5 Stelle, come era la giornata della mozione su Lotti. Grazie Antonio Polito, grazie Sandra Lachi, ci vediamo domani pomeriggio, ultimo appuntamento della settimana, andiamo al centrodestra e ascolteremo il governatore della Liguria Giovanni Toti. Grazie. Grazie.